Salve ragazzi e bentornati su Punto Maflex. Oggi volevo tornare a parlare di configurazione PC. Per la precisione, volevo consigliarvi una configurazione da 1000 euro, giusto in tempo per le vacanze di Natale e per chi magari avesse tuttora l'intenzione di configurarsi una nuova macchina da gioco. Come CPU ho scelto un Intel Core i5-6500. Questo fa parte della nuova famiglia dei processori Intel della serie Skylake. È un quad core e lavora alla frequenza di 3,2 GHz e in turbo boost arriva fino a 3,6. Questa è una CPU eccezionale e vi garantirà di giocare a tutti i giochi oggi in commercio senza troppi problemi. Ma passiamo alla scheda madre. Qui la mia scelta è ricaduta su un modello MSI. Per la precisione la B150 Gaming M3. Questo è un prodotto di assoluta qualità e nonostante non sia molto indicata per l'overclock, ha comunque tutte le ultime feature necessarie per sfruttare appieno i processori della famiglia Skylake. Questa infatti è supporto alla DDR4, all'audio multicanale e ha una gigabit LAN studiata apposta per le prestazioni durante le lunghe sessioni di gaming online. Ma passiamo alla RAM. Qui non ho voluto lesinare proprio sulla quantità, ho infatti inserito 16 GB. Questi 16 GB faranno sì che potrete tranquillamente giocare e lavorare senza troppi problemi. Inoltre sono DDR4 a 2400 MHz, quindi forniranno prestazioni eccezionali in tutti gli ambiti. Il modello da me scelto è della G-Skill e per la precisione della serie Ripjove 5. Ma passiamo al case. Qui la mia scelta è ricaduta su un modello della Zalman, per la precisione lo Z3 Plus. Questo è un case di tutto rispetto e nonostante sia uno dei più economici della Zalman, permetterà comunque di ospitare tutte le componenti di questa configurazione in modo adeguato. Ma passiamo all'alimentatore. Qui la mia scelta è ricaduta su un Enermax XT Revolution da 630 W. Questo è un alimentatore semimodulare, è certificato 80 Gold Plus ed è comunque un componente di assoluta qualità che vi permetterà, oltre ad avere un buon cablaggio dei cavi all'interno del case, sufficiente e potente per futuri upgrade. Ma passiamo al reparto storage. Qui la mia scelta è andata sul classico, ovvero un SSD da 120 GB più un hard disk da 1 TB. Questa mi sembra la scelta ottimale attualmente perché permette comunque una certa velocità di sistema accoppiata a un buon quantitativo di storage. L'SSD da 120 GB è infatti un SanDisk che comunque ha prestazioni di tutto rispetto e permetterà boot fulmine al vostro sistema operativo. Per lo storage e l'installazione di tutti i software e i giochi a voi più cari, invece ci sarà un Seagate Barracuda da 1 TB che comunque vi permetterà di installare parecchia roba senza avere troppi problemi di spazio. Ma passiamo al componente fondamentale di questa configurazione, ovvero la scheda video. Questa volta la mia scelta è ricaduta su un modello Palit con GPU GTX 970. Questa è una scheda video di tutto rispetto e vi permetterà di giocare in Full HD con dettagli massimi e filtri attivati a praticamente tutti i giochi oggi in circolazione. Inoltre, se lesinerete su qualche dettaglio potrete tranquillamente giocare anche in 2K, a patto giustamente di avere un monitor che supporta questa risoluzione. Con questo abbiamo concluso la nostra configurazione ragazzi. I componenti che ho descritto in questo video, fino a poche ore fa, venivano sui 1200 euro su Amazon. E quindi comunque siamo riusciti a entrare nel budget che ci eravamo prefissati all'inizio del video. Se giustamente qualche pezzo l'avete già, tipo l'hard disk, potete investire tranquillamente quei 50 euro per magari potenziare la CPU
prendere magari un modello un po' più potente, o magari comprare un SSD un po' più capiente. Quello lo deciderete voi, naturalmente. Io vi ho dato il mio consiglio. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e a lasciare un commento giù in descrizione. Con questo vi saluto, ragazzi, e alla prossima da Punto Maflex. Ciao ciao!